Ragazzi, buongiorno, oggi Burger King, tanto guardate l'outfit della mia signorina, che bellezza, mamma mia. Ciao. Il mio outfit invece è questo, un po' mix oggi. Pantaloni non l'avete mai visto, mi sa voi. È sulla mia maglietta prefe. È la sua maglietta prefe? Così, è diventata prefe dall'altra volta. E niente, oggi Burger King, iniziamo così, non so, sto filmando, non so neanche se diventerà vlog, ma bene così, bene così. Oh, ecco qua ragazzi, tutto il cibo. Il posto carino, ci sta, mi piace. Bello tranqui. Comunque, solo l'odore di tè alla pesca sa di pesca, cazzarola. Le patatine del King, del Burger King, sono 10 volte meglio del McDonald's, come sempre. Ma lo dico tutte le volte che cazzo al Burger King. Guardate qua. Sono il King. Io sono il King. My lord. Burger King finito, ragazzuoli. Facciamo un giro, diciamo, un bellissimo tempo. Guardate qua che tempo. Niente raga, siamo venuti qua al Gigatech, che sarebbe la parte tipo Euronics del gigante, e non sapevo neanche esistesse, ci siamo passati davanti, l'ho visto, ho detto why not, e in realtà stavo cercando la Xiaomi Smart Pen, visto che ho preso appunto il tablet, ma ovviamente anche qua non c'era, adesso è esaurita tipo ovunque e non si trova. Ci abbiamo provato, già sapevo che qua non si trovava, però ho detto appunto... Chi ne so, magari esaurita ovunque, non ce l'ha neanche il proprio negozio dello Xiaomi. Ho detto magari sai qua ne è avanzata qualcuna, ma qua non ce l'hanno neanche mai avuta. Non è malvagio dentro, c'è poca roba, sempre meglio magari Euronics o robe simili, però è sempre una cosa in più. Poi non so, il Gigatech mi sta troppo da nome da youtuber. Niente raga, alla fine abbiamo deciso di andare a Stresa, dove c'è il lago, e deve essere bello, un'oretta, e siamo lì. Ci vediamo a Stresa, cazzo! Oh, Raga, la strada è bruttissima. Ah no, è piccolina, un po' strettina. Ce la facciamo qua! Che ansia! Guarda, occhio! Minchia, stavo guardando il navigatore. Madonna, la punta della macchina. Stavo guardando il navigatore giù. Stresa è giù di là. Sì. Che strada di merda. Mai più. Guardavo il navigatore che c'è in mezzo alle gambe, perché non c'abbiamo un attacco, che sarebbe utile, perché così è a rischio. Sì, ma anche quello là ha girato dentro, sì, tipo. Sì, ragazzi, siamo arrivati. Guardate il nostro grand hotel. No, non è vero, siamo qua in giornata, però posto già figo. Bello. Non c'ero mai stato, mi pare. Non mi pare di esserci mai stato. Che figo, cos'è che era? Le isole Borromeo. Le isole Borromeo, ragazzi. Stavo a noleggiare la barca, andare costa 10 euro. Fresca, è bellissimo il panorama, bello, dobbiamo portarci il costume, ci tuffavamo qua e poi rimanevamo lì. Ragazzuoli, tanto lei che fa i selfini
Abbiamo deciso che torniamo anche domani, visto che sono già le 6 e volevamo prendere la barca, che tipo con 10 euro ti fanno fare due isole e con 15 euro tre isole e ti mollano sopra e ogni 20 minuti c'è una barca per tornare. Vogliamo andare sicuramente su questa, fare un giro. E quindi domani torneremo qua presto e faremo un giro, così farò un po' un video anche sopra le isolette. Madonna ragazzi, una coppa fragola per me e una coppa bianca per lei, guardate che robe enormi, infatti non lo finirò mai. Stasera dormiamo qua. Ah, qua c'è il centro benessere e poi c'è lo stagno delle ninfe. Siamo ancora in viaggio, stiamo tornando a Stresa perché oggi si prende la barchetta e si va a vedere le isolette. E sono le 12:30 passate, penso. Dobbiamo partire prima. Ma si sa, chi ha avuto una donna vicino nella propria vita sa come funziona. Mi guarda, ma cosa mi guardi, ma? Stai attento che rischi di passare per maschilista. E niente ragazzi, ci vediamo là e basta, a dopo. Ragazzi, siamo arrivati, fa caldissimo però c'è un bel venticello fresco. Abbiamo trovato parcheggio in questa vietta che in realtà non è un parcheggio, ma ce le ha messe tutti e quindi neanche si paga. E qua sono circondati da villette, casette carine. A parte che Stresa, sta zona, io penso di essermi innamorato, vorrei avere i soldi per comprarmi una casetta qua sul lago. È proprio bella la zona, è una zona comunque sì, frequentata ovviamente, ma non magari tipo, che ne so, Lago Maggiore o altri posti dove vanno tutti e c'è la marmaglia di gente. Sì, vabbè, Lago di Garda, scusate, c'ha ragione. Dove c'è una marmaglia di gente, un casino della Madonna. Direi che qui è molto, molto più rilassante, cioè curato. Cioè, sembra un bel posto, veramente un bel posto. Ci sono delle case paurose. Sarebbe figo prendere una casetta qui e basta. Adesso quando diventerò uno youtuber famoso, con il vostro aiuto ragazzi, avrò una casetta qua con piscina e inviterò i primi miei follower a fare una festa. Adesso mangiamo qualcosa, non abbiamo ancora pranzato, ci siamo seduti all'idrovolante, che boh, carino, posto qua sul lago. Poi ci buttiamo sulle isolette. Alla fine io pasta al ragù, lei tipo un hot dog ma nel panino d'hamburger e patatine. E poi vabbè, tè alla pesca ragazzi. Buono, buono. Bigliettino, adesso prendiamo una barchetta qui e abbiamo preso quello per fare solo due isole, anche perché a quest'ora fanno solo due isole. E andiamo su Isola Bella, penso, che è quella grossa con i giardini, e poi l'altra di là forse, che non so come si chiami, però vabbè, scopriremo. Isola dei Pescatori. Isola dei Pescatori, che penso sia quella di là indietro. Quella là, queste due qua davanti. Ogni mezz'ora c'è un traghetto, alle 6 è l'ultimo, quindi cerchiamo di non rimanere incastrati sull'isola. Rimarremo lì, già lo so. Vlog notturno sull'Isola Bella. Vai. Grazie. Andiamo là? Sì. Non ci abbiamo la bella vista. Per i piscini. Ragazzi, questa è l'Isola dei Pescatori, stiamo un po' qui e poi andiamo a vedere l'altra col mega giardino.
caldino qua, eh. Sole bello pieno. Siamo andati giù. Che belli però. Bene, vivere qui non penso ci sia criminalità. Sei in quattro persone. Non c'è criminalità su questa isoletta. Vedete, sentiti? Metti la pesca. Un certo odorino di pesce. Siamo arrivati su Isola Bella. Mi hai dato dell'isola. Mamma. Sì, bella però. Bello. Grazie. Ciao. Ciao. Su Isola Bella, ragazzi. Quella con i mega giardini, che era quella che volevamo noi. Ui, ci sarebbe da entrare anche qui nei palazzi. Vabbè, però andiamo a vedere i giardini, ragazzi. Qua. Stai benissimo. Io sto bene con tutti. Sì, pure io. Preso? Aspetta, volevo vedere sta vietta micro. Tu stai lì? Io mi inoltro invece, ragazzi. Ah, ok, è chiuso. Giustamente. Ma è vero? Sì che è vero. Stava in fissa. A caldo. Poverino. Mau. E niente ragazzi, alla fine abbiamo deciso di entrare nel palazzo Borromeo, 20 euro a testa ed è l'unico ingresso per i giardini. Prego mia principessa, siamo arrivati alla nostra magione, al nostro castello. È figo. Sai che bello con lo spedio. Ma sai che bello avere una casa così. Anche di Mona sarebbe benissimo. Sapete, avere una casa così ragazzi, con queste scale. Non so come la terra è pulita. Questo mi sa che è tipo uno di quei tavoli che fanno vedere nei film che schiacci e si aprono mille cassetti nascosti. Sì, che bello. Thank you.
passatina veloce, che manca un'ora e mezza, ma c'è ancora tutto il giardino, che è la parte bella che volevo vedere. Questo non me l'aspettavo neanche, è figo però. Sì, guarda che occhi che c'è. Ci sono io sul carretto. Io sul carretto. Ah, perché tu? Guarda i cani che... Questo è bellissimo, questo qua peloso. È Satana. Saltano sto coso. Guarda, c'è anche le corna. Sì, forse è vero. Satana. Bello Satana. Anche quello sul drago è Satana. Vedo che avevo una certa ammirazione per lui, ma... Sì, qua sembra tutto fatto di corallo e conchiglie. Roccine. Oh, il nostro giardino amato. Senti qua il rumore del mare, senti che si sopra la soffitto di pietra e conchiglie e rocche. Metti la camera da letto lì, così senti il rumore delle onde sotto la casa mia, poi no. Solo per il fatto del rumore delle onde, vabbè. Con la voliera, diciamo, ragazzi. Devo andare uno per uno, mi sa. Aiuto! Ah! Beh, figa, è apertissimo. Questo incastro qua. Ti lascio qua dentro. Metto un lucchetto di qua, un lucchetto di là. E niente ragazzuoli, giretto finito qua. Abbiamo perso un bel po' di tempo, ho fatto un sacco di video, non so cosa sia venuto, però penso sia proprio un bel vlog questo. Oddio, guarda lì, si stava lavando. Okay. Madonna mia. Stanno arrivando le barche, stanno spostando l'acqua. E... boh, no, vi saluto dopo, magari adesso andiamo a prenderci un gelatino, dobbiamo ancora tornare alla macchina. Vi saluto quando arriviamo alla macchina.
Ragazzi, penso che chiuderemo il video qua. Sono quasi alla macchina. Mi tira via gli insettini. Lei che ha paura degli insettini, li tocca adesso. Stiamo guardando Bear Grylls e cos'è, Terapia d'Urto, che ti insegna a fare le cose. E niente, ragazzi, è stato bello oggi, anche ieri comunque. Un bel posto, mi piace Stresa. Rinnovo la mia offerta. Se qualcuno avesse una casa qua da regalarmi, fate pure. E che dire, ragazzi, lasciate tanti like e commenti, dai, che dobbiamo far crescere questo canale. Ovviamente stiamo facendo tanti vlog, ma perché è estate, quindi continuerò a portare vlog. Poi sicuramente tornerò a portare anche altre argomentazioni, come sapete il mio canale è misto, ma se mi seguite per i vlog, seguitemi per quello e guardatevi anche quelli vecchi, perché ce ne tanti anche vecchi. E niente, seguitemi perché sono bello quanto lei, no? Che è diventata adesso una marinaretta. Saluto Antonio. Ciao. 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 Ciao.